Nella seconda edizione del nuovo libro c'è un capitolo intero al fintech, quindi l'applicazione delle tecnologie digitali ai servizi finanziari. Quindi è una tematica relativamente nuova, però dove gli studi cognitivi, appunto gli studi che tu conduci come insegnante, possono dare un contributo fondamentale, soprattutto per aiutare le persone a effettuare scelte più consapevoli. Ecco, in questo caso tu citi una tecnica, la spinta gentile è stata tradotta in italiano, cosiddetta nudge. Vuoi illustrarci cortesemente di cosa ci si tratta e perché è così centrale questo tema nella fintech? Sì, allora, il fintech è un grande laboratorio di approcci e di studi comportamentali. Tra i vari c'è effettivamente l'uso del meccanismo del nudging, ovvero quell'insieme di meccanismi che, sfruttando la nostra limitata razionalità, ci spinge verso comportamenti, e in questo caso comportamenti finanziari più efficaci. Allora, con la digitalizzazione, queste spinte sono effettivamente potenziate. Prendiamo appunto la capacità di attrarre attenzione attraverso warnings, attraverso reminders, che ovviamente nel digitale sono molto più facili. Ci sono poi degli altri meccanismi di nudging che sono proprio insiti nel fintech, la possibilità di dare dei feedback intelligenti, quindi attraverso anche l'uso di smart data o di big data. E infine c'è un nudge che è assolutamente intrinseco del digitale, che è l'uso dei social. Come ben si sa, ci sono molte app, anche finanziarie, che hanno proprio come elemento centrale del modello d'offerta l'uso dei social network. Ebbene, fare l'uso dei social vuol dire far leva su quello che è il nostro conformismo, che sostanzialmente ci fa sentire a nostro agio. Quando scopriamo che quello che noi facciamo è quello che fanno anche gli altri. E quindi, ecco, in estrema sintesi, nel poco tempo che abbiamo a disposizione, diciamo che questi sono sicuramente i nudge che noi vediamo più comunemente nel fintech. Evidentemente è più rassicurante per noi sapere che quello che facciamo, come dire, le nostre azioni sono condivise anche a livello sociale, quindi una sorta di appartenenza ad un gruppo più ampio. Allora, uno degli elementi centrali degli studi comportamentali è proprio il conformismo, cioè in assenza di una nostra capacità di elaborare tutte le informazioni, sapere che persone che ci assomigliano fanno cose che noi condividiamo in qualche modo è un potente supporto alle nostre decisioni. Ovviamente poi non siamo tutti uguali, però il tema, diciamo, del conformismo è anche questo un tema centrale in positivo e in negativo negli studi comportamentali. Non dimentichiamoci mai che le bolle speculative sono il frutto del conformismo, quindi chiaramente in parte questo tipo di atteggiamento non è solo positivo, ma nell'uso che se ne fa, nell'uso, diciamo, sano che se ne fa all'interno del fintech, sicuramente l'idea è proprio quella di portare le persone a prendere le decisioni che sono finanziariamente più sane, finanziariamente più corrette. Più corrette. Bene, era l'ultima domanda, quindi io riprendendo le tue parole, auspico che ci sia, come dire, il consiglio generale, insomma, che si evince da questa nostra chiacchierata è che abbiamo tutti bisogno di una maggiore disciplina, quindi una disciplina che passa anche attraverso una maggiore informazione. Io credo che iniziative del genere, parlare con te, con la professoressa Barbara Alemani, sia sicuramente utile. Quindi colgo l'occasione per ringraziarti, per salutarti, magari un prossimo appuntamento in cui affronteremo altri interessanti argomenti e ringrazio le persone che ci hanno seguito e auguro a tutti una buona giornata. Grazie. Grazie, arrivederci a tutti.